Non mi si vede punto, la faccia. Tanto... Ah no, qualunque sito, però qua funziona tutto. Tocca a Marco. Vabbè. Aspetta che non mi si vede più il culo. Ecco, adesso sì. Mettiti il just... Non le passi tutte, più. Magari. No, lo fa, sono andato in pre-live perché sapevo che resettava. Allora, metto intanto Assassin's Creed Mirage. Amici, allora alla prossima giornata. Stasera noi, Marco rimane qui a fare Assassin's Creed Mirage. Ciao belli. Ciao. Oh, amici, siamo soli. Come diceva Vasco Rossi, Siamo soli. Ve lo ricordate? No, facciamo proprio così. Vediamo un po' come sto Assassin's Creed Mirage. Vediamo un pochettino. Io un pochino di speranze ce l'ho, vi dico la verità. Perché comunque sia... Dai video mi ha fatto pensare a un ritorno un po' al passato ed è una cosa che io comunque apprezzo. Adesso vediamo un pochettino. Ottima imitazione, capo, grazie. Lo stacco, gioco senza pene. No, ma ogni volta devo mettere sta cosa, ma che palle, aspettate. Ok, me lo dovrei ricordare in teoria. Lo devo fare ogni volta per... Ah, perché io ho messo la sicurità. Ho sbagliato. Un attimo. Questa la tolgo, sta cosa. Fatto. Adesso vi faccio vedere. Non era quella la password. Anche se tanti. Cos'è che era uscito l'articolo che tantissime persone come password usano 1234? 1234 la usano un sacco di persone come password. Abbiamo il gioco. Eccoci. Leggerò con attenzione. Consultare, evitare, tenere, non utilizzare, giocare, fare pausa. Beh, letto. Vediamo un pochetto, ragazzi, vediamo un pochetto. Oddio, mo c'ho i tasti dell'Xbox in testa, spero di non fare gaffe. Alziamo un pelino. Me l'ha detto mio cugino, ovviamente. Cosa? No, è vero che era uscito un... Avevano fatto delle ricerche, dicevano che effettivamente le password più note sono... Cioè, più usate sono 1, 2, 3, 4, 5, tutte quelle lì che non faresti... O tipo password. Password come password. Giuro. Ah, è vero che io ho anche la Rad Motherfucker Edition. Collegami ora, non lo voglio fare adesso, ragazzi. Non lo faccio. Faccio per i fatti miei. O me lo devo fare per forza, no? Mi ricordo niente io di Ubisoft Connect, ragazzi. Ma non mi ricordo i dati. Ma lo devo farlo per forza. Ma non mi ricordo i dati. Non mi ricordo i dati. Aspetta, vedo se li ho segnati da qualche parte. Che due palle, ragazzi. Io non mi ricordo i dati. Boh, provo questo. Voi non state vedendo tanto, no? Vabbè, ragazzi, ormai è andata. Facciamo. Ah, forse mi ha salvato una mail, però, No, non me l'ha salvata, ma mi è utile. Ah, maledizione. Facciamo veloce, eh. Tanto una password allungatissima. Cioè, bravo Marco, così non te la sgamano, però. Arrivo, ragazzi, datemi un attimo. Ieri non l'ho fatta queste cose perché non volevo andare avanti, non volevo spoilerarmi. Ho sbagliato a scrivere una lettera. Arrivo, Ma voi, cioè, allora, voi siete effettivamente interessati o lo state guardando per dire diamogli l'ultima possibilità, poi li mandiamo a cacare? Ditemi un po'.
Ma ho sbagliato. C'è qualcosa che non va. Mario non è questa, eh. Ho segnato cose sbagliate. No, amore, tranquilla. Dovrebbe andare, spero, adesso. Ma vi dico. Che palle, però. Vediamo se funziona. Io ero interessato. Marco Giuda. Da tutti i capitoli devo giocare anche questo, anche se non mi ispira per niente. Infatti... No, non è quella, Gibo, la mia password. Infatti ho fatto un mese di Ubisoft Plus, ci sta. Dato che gli ultimi Assassin's Creed mi facevano impazzire, diciamo che questo lo guardo per entrambe le cose. Bene, bene. Se effettivamente ritorno ai vecchi Assassin's Creed per... E state facendo tutti i miei stessi ragionamenti. Cioè, se è effettivamente tornato ai vecchi fasti, proviamolo, vediamo un po'. C'è qua il vostro streamer di fiducia. Prestazioni, qualità. Selezione a telefono, modalità grafica. Prestazioni, qualità di 60 fps, qualità dell'immagine. Io metto prestazioni. Lascio tutto com'è. Lascio tutto com'è qui. Difficoltà normale. Sangue facciamo. Sì. Sangue facciamo sì. Non si può. Ah, è già sì. A posto. Allora forse dietro ha sbagliato qualcosa. No, è già, è giusto. Musica incalzantina. Testa medio, italiano, tutto italiano, sottotitoli. Lingua sottotitoli italiano, dai, lasciamo tutto com'è. Nuova partita. No, sicuramente dura meno di Valhalla, ragazzi. 100%. Anche io li odio, dai. Che devo andare col cursore a selezionare. Mi avevate già chiesto di questo ricordo. Ho mentito. Non l'ho dimenticato. Temevo che ne avremmo tratto la lezione sbagliata. Dovrebbe durare una ventina di ore. Quest'uomo ha vissuto molte vite. E ha molto da insegnarci. Eppure, quando venne da noi, era poco più di un ladruncolo. L'alzo adesso, però poi lo alzo dal gioco perché sennò moriamo. Sognando un futuro migliore. Con la migliore. Musica, devo alzarla dal gioco dopo. Non soltanto per sé, ma anche per tutti gli emarginati che vedeva soffrire. Perché visse in un'epoca d'oro, nel cuore e nello splendore del califfato abbaside. Ma sotto quella patina grazie dorata, Yaurich, si nascondeva la corruzione. L'ordine degli antichi si fece strada per imporre la sua crudeltà nell'intera regione. Gli occulti, ci chiamavamo così, si opposero, colpendo i nemici dall'ombra. Un conflitto eterno. Questo non è moneta, però, eh? E sarà l'altro. Secoli che fa, lui ne fu al centro. Basim ibn Ishaq. Rese onore al credo, lo mise in dubbio. Così faremo noi. Tutti possiamo confondere l'ombra che percorriamo con la luce che dobbiamo servire. Ah sì, Frapson? Forse anche noi verremo messi alla prova come lui. È il papà di Desmond, e sì, perché è Miles. Molto presto. Stai zitto, donna. Giro, va bene. So che eri patino tu. Mi preparo le cutscene che di solito sono belle. Calma, Basim.
Respira. Ciao Fahrenheit, tutto a posto. Stiamo giocando Assassin's Creed. Abbiamo iniziato adesso. Era ancora il Jin? Sono sempre questi capelli. E cosa voleva il nostro amico? Antigravità. Strapparmi le carni. Eccolo, moneta. Divorarmi le viscere. Non ha molto da dire, però lascia il segno. Sento ancora. Sembrano un po' i tuoi. Va bene, è vero. Come al solito. Dovresti esserci abituato. Lascia perdere il gym per ora. È un nuovo giorno. E il lavoro ci chiama. Poi vediamo. Derwish ci ha lasciato un contratto. Per chi? Ancora loro. Faremmo più soldi vendendo acqua a un cammello. E Claudio Moneta, sì. Dai, Nihan. Dov'è il tuo senso del dovere? Il dovere non ci dà da mangiare. No. Però arricchisce lo spirito. Ti aspetto fuori. Hai aggiunto al tuo inventario pacchetto Deluxe. Potrebbe non essere immediatamente disponibile. Vabbè, per ora non tocchiamo niente di Deluxe e altre cose. Esame. Bastano pochi semplici attrezzi per costruire una grandiosa moschea. Spero che tu abbia sempre parole sagge per me, padre. Okay. Ovunque tu sia. Datti una mossa, Basim. Ma fammi fare. Gioielli modesti e monete consunte. Il bottino di una vita. Le ombre si sono allungate. Non facciamo aspettare Derwish. Grafica è bellina, eh? Un'altra predica. Di tutto il resto, dico. Questi non contratti. Male. Derwish te ne ha proposto un certo numero ormai. Sa che può contare su di me. Hai la sua fiducia. Lei questo si muove un chiaro. Po' strana, ma vabbè. Ma credi che anche gli altri si fidino? Quei tipi misteriosi? Dovrei averli convinti. Che lo dimostrino allora. No, non loro. Dico la grafica, quell'animazione è un altro discorso. Sono liberatori, Nihal. Non mercanti. Conosco la storia. Ma. Ma ragazzi, ma. Dovrebbe... Vedo del blur. È possibile che ci sia del blur? Che dite? Oddio, cosa vuol dire vibrazione dell'immagine? Io faccio no. Faccio no per sicurezza. Potrebbe essere questo che dà fastidio? Che dite? Ha una strana... È un po' sfocatino e... Anche quando mi muovo sembra strano. Non vorrei fosse questa cosa qua. Io faccio no. Vediamo se cambia. Anche perché del resto non c'è molto. No, beh, chiaro, siamo su play, quindi non è che puoi disattivare tutto. Però magari togliendo questa vibrazione dell'immagine. Vediamo. Porco Giuda. Eccoci. Posso dire che i 60 frame delle prestazioni sono un po' calanti? Tendono a calare un po'? Non è proprio 60, eh? Può darsi sia legato, ma non so. In altri giochi non ho avuto sto problema, quindi boh. Andiamo un po'. Parlando del contratto, non voglio che tu mi prenda per una scocciatrice. Mi sto solo preoccupando per te, Sadiki. Per me non è un problema affrontare i nostri oppressori, come fanno gli occulti. Ti vedi già come un futuro grande eroe. Il nuovo Gilgamesh? No. Lei Elodie comunque, in faccia. Il figlio di un uomo del popolo che ha dedicato la sua lei vita in faccia è Elodie. I capelli poi non c'entra niente. Finendo umiliato e dimenticato. Guarda, Elodie, ragazzi.
Ma mi onora sentirti dire che posso puntare così in alto. Non mi tirerò indietro. Non è affatto quel che ho detto. Dai, come no, amore? Cos'è successo all'audio, Bruno? Ci deve essere una bellissima ragazza, non è che stavo offendendolo di... Il califfo è stato convocato al palazzo d'inverno. Dobbiamo andare di là. La folla sta certamente ammirando il suo fastoso seguito. No, aspetta. Devo stare appiccicato a lei, devo comunque seguirla, niente. Ah, forse oggi c'è qualcuno in vena di donazione. Sì. So cosa vuoi dire. Siamo vicini. Qualche giochetto di mano per tenerci in forma. Se cos'è il giochetto di mano per tenersi in forma? Ci penserà il califfato. Ci penserà il califfato. Andiamo. Quel mercante ha lasciato la borsa sul tavolo. Puoi iniziare con quella. Ok. Allora, proprio una volta. Ok. Via, prima che se ne accorgano. Vieni qui! Preparati. Li sceglierò io. Occhio attento a tutti. E spostati! Un duo formidabile. Andiamo, andiamo. Là, il tizio esuberante. Deve avere qualcosa di valore. Oddio, usa l'occhio dell'aquila per trovare borselli con oggetti preziosi da depredare. Quando sei vicino al bersaglio premi triangolo per borseggiare. Premi di nuovo triangolo al momento giusto per borseggiare con successo e non farti scoprire. Oh no, ragazzi. Porco Giuda! Vieni qui! Guardie, c'è un ladro qui! Guardie! Serve aiuto! E laggiù, a quel banco. Lei... guardie, c'è un casino là dietro però, aiutiamo i cittadini un attimino, si paga le tasse, C'è un borseggiatore, ragazzi, che palle. Governo ladro, sempre, ovunque andiamo nel mondo. Allora, dicevi, scusami? Ci penso io, ragazzi, Vabbè. Per 4 dirham. Sei davvero il predone di Andar. Onestamente, che sento. Però ragazzi, certo, c'è casino là dietro, aiutate un po'. Non ti sopporto. Che fa lei? Su, Peruisha ci sta aspettando. Me ne rocco praticamente. Ma continua, va. Deve andare per la sila. Mi dica. Allora, piare nasciata che te portirà. Poi vedi, cadincia. Trovi un tizio, ci chiedi dove l'ha fermata. E poi c'è tuo culo. Vedi, cosa fa lei? Stiamo parlando. Salve, incontra Dervis. Vado. Andiamo. A Baghdad sono gemellati con Catanzaro. Andiamo. Opla. Sì, qualche calo ce l'ha e non credo sia l'elgato, ragazzi. Però, dai. Vediamo, magari servono patch. Offla. Eccoci qui. Oh, mi scusi. Lo so. Eccoci. È lì l'onorevole. Sono stato a Baghdad e posso dire che il dialetto è uguale. Bene, bene. Ma io le so le cose, Leggo molto. Allora, scendiamo di qui. Scusi. Eccoci qui. C'è Basim. Ciao ragazzi, salve. Sono io, Basim. Chi? Salute. Ma perché io gli rispondo? Sembrano tutti vispi. Giusto? Cioè, giusto, nell'altra lingua. Oggi. Sbruffonate, immagino. Sbruffonate. Hai rubato di bello oggi. Salute, Basim. Ah, ma lo sanno che ruba una cosa proprio si fa. Giustamente, ok, siamo dei predatori dell'arca, giustamente. Chi è? Non c'era prima. Guarda un po' chi c'è, il nostro pigrone. Ti stavo aspettando. Qualcuno deve pur pensare al cibo. Fermi.
Rubare è il nostro lavoro. E cercate di stare alla larga dal mercato. Fidatevi. Andate da Zaida. Lei usa molto burro. Ok. Già, proprio così. Grazie per questa notizia. Stai bene? Una piccola avventura mi farà stare meglio. Che cosa vogliono? Un libro mastro navale al porto. Di per sé non ha alcun valore, ma a loro servono le informazioni che contiene. Un gioco da ragazzi. Un gioco da ragazzi? Perché siciliano è diventato? È di Monza. So fare di meglio. Non essere presuntuoso. Le guardie del califfo sono dappertutto. Faresti bene a tenerlo a mente. Ti preoccupi per me più di quanto non facessi a Baghdad. Lo facevo anche allora, ma adesso sono troppo vecchio e stanco per nasconderlo. Porta qui il libro. Ma non è così vecchio. Cioè, non sembra almeno. Salve, salve. Qua non è... qua mi sembra più Elodie. In alcune scene no. Non ancora. Lo faremo a incarico completato. Sai come sono fatti. Strano. Lui è solo un messaggero. E tu sei sempre un galoppino. Potresti agire da solo questa volta. Conviene sfidare il califfato, in questo caso letteralmente, Max. Concludi dandoglielo dentro alle gambe, non sono a favore di questa cosa che abbiamo detto. Amico Dervis, su quell'enorme bellezza può celarsi sotto la più modesta apparenza, gemme inestimabili nascoste dietro la roccia più anonima o dietro la bottega più modesta. Vedete, io sono un collezionista del bello e ho saputo che il vostro assortimento comprende pietre preziose di Sarani. Vediamo un po' se qualcosa da depredare dalla mia stessa casa. Non si sa. Vabbè, andiamo. Dobbiamo andare a... dai, a picchiare della gente adesso. È il momento. Oh, ho sbagliato. Di qua. Non hai nessun altro, Basim. Non c'è bisogno di infilare il dito nella ferita, però, eh. Non c'ho nessuno, capito? Per un attimo avevo paura di aver fatto una cacata. A quanto ammontava tutto il carico ricevuto? 16 casse, un forciere, mezza dozzina di borse. Restano solo 3 casse, a quanto indica il libro. Al mio collo, ragazzi. Aspettiamo fino a domani sera per il ritiro. Se non si presenta nessuno, vorrà dire che si sono dimenticati della loro merce. Aprile tutte. Prendi quello che può farci gola e butta via il resto. Ho fatto casino. Aspetta qui. Mi accovaccio. Ok. Non posso muovere niente, ragazzi. R1 per tramortire un nemico. Ehi, ma che... ok. Prendi. Se dovessero vedermi, fuggirò. Io sono più agile di quelle guardie. Non posso deporlo? Ok. Io pensavo si potesse depredare, ma non c'è depreda, però. Ruba il libro... il libro mastro. Non devi fischiare. È l'altro tasto. Il libro mastro. Allora, lì c'è la chiave, lì c'è la gratina, quindi dobbiamo fare un po' di giri. Allora, io, per non saper né leggere, né scrivere, né parlare, né contemplare un ragionamento di senso compiuto, né fare nient'altro, vado di qui, Ok. Ehi, che cos'è? Ah, fantastico! Spada però lì effettivamente. Ah, ma qua non mi dovrebbe vedere nessuno. Questa la posso prendere? No? Ok. Non importa, non la volevo particolarmente. Ok. Fatemi conto. Non è questo il testo, Marco, è l'altro. Chiusa. Porta chiusa. Poco male. Solo con una chiave specifica. Vabbè, ce l'hanno le guardie lì. Devo riuscire a farmi sentire. But se io vado di qui, quanti danni farò con sto fischio, sicuro. Salendo di qui, che succede? Ok. Allora, loro sono lì. Quello cos'è? Vabbè, quella è la porta, non c'entra niente. Io devo prendere la chiave. Ma loro si sono divisi? Ah, ma si sono divisi loro.
C'è solo lui? Non c'è nessun altro. Vabbè, lì posso prendere roba. Vabbè, questo qui lo si tramortisce, ragazzi. Il mio famoso stealth. Lo sapete che sono bravissimo. Tesori inestimabili. La chiave è lì. Continuerei da questa parte. Allora io voglio prima prendere la chiave a Pippo Franco. È che a me queste cose di Assassin's Creed piacciono un botto, ragazzi. Poi mi sgamano e cambio idea. Non è normale questa cosa. Ok, lui è lì. Ma è dentro un luogo? Se è dentro un luogo è un casino. Mi sa di sì. Posso aprire la finestra? No? Ma se... aspetta, ho un'idea. Che c'è? Torni indietro, che c'ho da fare io. Ma se ammazzo questo, mi vedono? Potrebbero vedermi quelli lì e sentirmi lui da dentro. Ma noi che ci frega, ragazzi. Attenzione. Non si può aprire la finestra, ragazzi. Almeno non c'era nessun prompt. Poi così è più figo. Aspetta, loro sono lì. Ok. C'è un modo per salire? Non posso depredarlo. Cioè, posso depredarlo, ma ho paura. Proviamo, vediamo com'è. Ah! Che semplicemente fai casino, mi sa. Lui è là sopra. Io pensavo che da qua potessi salire e entrare in casa con lui. Quindi, o davvero si può aprire la finestra e non era uscito il prompt, semplicemente. Ah no, si sale di qui apposta. Piano, piano, piano. Preferisco così. Ok. Posso mangiare, ma la salute al ma. Aspetta, che non è. Non ha depredato questo. Ok, da dentro vedi, sblocca la finestra. Vedi, mi scillo. Allora. Possiamo andare adesso, tecnicamente, a rubare. Da lì dentro, dall'altra parte. Fammelo sbloccare tutte queste finestre alla fine, si sa mai. Allora ho letto male, scusami. Ma al solito. Ho fatto una piccola gaffe. Andiamo di qua. Andiamo di qui. Oh mio Dio. Non lo fare. Io vorrei andare qui. Però c'è lui. Ma se io faccio piano piano, tanto a me chi mi sente? Dolcemente non dovrebbe succedere nulla. Voglio chiudere. Bene. Non si può. Che paura. Credo sia quel che sto cercando. Okay, prendiamo tutto. Non posso chiudere la porta però. Chissà quali segreti ci sono. Ok, effettivamente è una missione stealth che può ricordare anche cose vecchie Assassin's Creed. Però vabbè, queste missioni in realtà c'erano anche in Assassin's Creed più recenti, devo andare via, torna da Dervis. Vabbè, posso andare dove mi pare, mo.
esco da dietro e via. Buonanotte. Vado qua. Opla Lina. Via. Risolta, via. Penso di sì, Michiro. Penso sia proprio il tutorial. Penso ci saranno quelle un po' più complesse. Potrai andare poi come ti pare a te. Penso puoi entrare e rompere tutti gli legnati. Le città ci farebbero comodo. Vedrò che posso fare. Ha un'aria importante. Potresti tirare sul prezzo. Ah, Basim, che tempismo. L'hai preso? Ma è stato facile. Dallo a me. Cazzatissimo. Addestrami. Cerco di spiare. Ecco. Oh. Pare sia stato consegnato questa mattina. Certa sia il forziere che cerchi? Ne sono certa. Paga il ragazzo. Ma bastarda. Se dovete rubare qualcosa, io faccio al caso vostro. Derwish può confermare. Mi ha girato i vostri contratti. Allora hai fatto la tua parte. Posso fare di più? Ho perso due uomini scelti in questa ricerca. Dubito che un ladro di strada. Non è vero, sono forte. Allora avete due posti liberi. Lasciatemi provare. Non ha detto di no, eh? Dovrei dimezzarti il compenso per l'affronto. Grazie, Derwish. Senti un po', Bassi, ma se vuoi continuare a lavorare per me, abbassa la testa e chiudi la bocca. No. Perché hai deciso di renderti ridicolo così? Così come? Come un pezzente. Li implori di darti. Sì, comunque attenzione. Il doppiaggio è sbagliato, pezzente. In alcune scene, sono proprio strano. Io faccio bene il mio lavoro. Quella donna sarebbe fortunata ad avermi. Peccato che non ti voglia. In altre è un po' più giusto. Sei un ladruncolo e anche sudicio. Vabbè, anche sudicio. Perché continui a spingerti su questa via? Perché essere un ladruncolo non è la mia vera ambizione. Ho altro da offrire al mondo. Attenzione. Oltre alle mie dita svelte. Guarda che mi rubano i soldi, solo bambini. Che il mondo non lo sa. Quasi, Jasib. Che cos'è? Aha! È la mia ultima creazione. Mi serve per difendermi dai mercanti furiosi quando mi beccano a frugare tra le loro cose. Ho capito. Allora mi considero fortunato. Questo odore. Che cos'è? Ah, siamo stati al porto a pescare per tutta la mattina, ma ci è andata male. Al porto? Hai visto o sentito qualcosa a proposito di un forziere? Le espressioni facciali, sì, ragazzi, non ci siamo, lì. Eh. Molto bello. Delle guardie forzute lo hanno portato. Ce n'è giusto, ce n'è uno buono su cinque espressioni, probabilmente. Ti ringrazio, Jasib. Quella fisica è un po' strana di quella moneta, ma non importa. Che cosa hai in mente? Ti sono un pochino io, effettivamente. Vogliono quel più forziere, bello, ovviamente. E io andrò a prenderlo per loro. Gliela farò vedere. Non c'è modo di farti cambiare idea, vero? Allora ci proveremo insieme. Diamolo di. Ti farai scoprire nel palazzo d'inverno. Ti uccideranno all'istante. Ci serve un ingresso sicuro. E io so dove possiamo cercare. Ok. Sempre che ti stai. Fondamentalmente adesso dovremo farci notare dalla zia. E non via. Devi accompagnarmi per forza, Nihal. Non so bene come la pensi. Stai per fare un'idiozia. Ma non c'è verso di fermarti. Verrò con te. E continuerò a stuzzicarti finché non rinuncerai all'idea di rubare un forziere dal palazzo d'inverno del califfo. Se la metti così, non fai che convincermi ancora di più. Andiamo o no? Andiamo. Fai strada. Al palazzo d'inverno. È un piano folle, Basim. Se anche avessi successo e fossi accolto nei loro ranghi, poi che succederà? Mai sfidare il califfato. Lo so, avete ragione. Ma qua è per certo trama, no. Se no ci mancherebbe. Nihal, i loro interessi sono anche i nostri. Tuoi, miei e di chiunque sia costretto a vivere per le strade vivendo di avanzi e di acqua sporca.
Io posso essere lo strumento che ci salverà da quella vita, che permetterà a posso capire cosa un talento come artigiano. Posso capire cosa che dice lui, anche Topi c'era. Di essere emarginata come lo fu mio padre e a bambini di vivere sempre alla giornata. Non risponde. Capisco quello che vuoi dire, Basil. Ma stai dipingendo un mondo che non può esistere. Su questo non siamo d'accordo. Palazzo d'inverno, eccolo qui. Devo entrare? No. Eccolo lì, il palazzo d'inverno. Vieni, andiamo. Di qua. Sono dietro di te. Come sali duro. Ma il doppiaggio, ho detto, è proprio che è messo strano. Cioè, non è un problema dei doppiatori di per sé, è proprio messo strano. Io ho preso iniziativa, giusto? Ok. Qui. Attenderemo che faccia buio. Ok. Intanto eravamo lì seduti nel niente. Sì, è proprio invernale. Questo luogo non ti risveglia ricordi piacevoli? Non molto tempo fa eravamo quassù a contare la refurtiva nel buio della notte. Come adesso? I rischi erano più bassi. Anche il valore del bottino? Beh, prima di poter cantare vittoria dovrai raggiungere l'obiettivo. E a quanto vedo ci vorrà un po' di creatività. C'è sempre la porta principale. Mi farai sapere se ti va bene ci oppure sta, no. Gepard. Dove stai andando? Ho avuto una buona idea. Se tu non ne hai nessuna, forse dovresti darmi retta. Aspetta! Cos'era tipo questo aspetta? Aspetta! Non c'entrava niente con la tonalità del discorso. Penetra nel palazzo d'inverno. Gli occulti devono impossessarsi di un forziere. Yazib ha visto alcune guardie trasportarlo al palazzo d'inverno. Il contenuto dei forzieri è ignoto. Ma se il califfo è coinvolto, significa che vale la pena di rischiare. Nihal sa come entrare nel palazzo, ma forse esistono anche altri modi per introdursi furtivamente in un luogo così ben difeso. Quindi devo farlo per... devo farlo per forza... stealth. Va bene. Sì, Umberto. Ogni tanto gli sale lo SpongeBob. È un pochino, sì. Allora... si può entrare da quell'entrata lì. Ah no, è lei questa, scusate. Pensavo mi stesse, indicando l'entrata. Porco Giuda. Mi cagai. Ti aggrappi alla mia coda, Basil. Sei saggio. So che odi restare da sola. Ah, potevamo scegliere di fare un'altra entrata o seguire lei. Seguiamo lei che... vedo delle guardie da quella parte. Le vedo anch'io, le vedo anch'io. Che dicono? Aspetta. Ho sentito qualcosa. Un ruggito. Ha sentito un ruggito. Che fine ha fatto Nihal? Oh, è vero. Andiamo, andiamo. Io avrei tramortito già tutti, ma abbiamo stili diversi, io e Nihal. Ce l'ha e basta, Bungie. Ce l'ha perché siamo l'eletto. Diciamoci questa trama tra di noi. Con prudenza. Ho capito, non ho fatto niente. Non sono violento, che devi fare? Li picchi ormai, dai, due pugni. Eccolo là. Andiamo dal King. Hai visto gli ospiti? Eccoli. Vedi, io l'avrei buttati giù. Che ci vuole? Chiudi quella bocca, altrimenti ci farai passare dei guai. Ma lui è lo stesso doppiatore del nostro amico all'accampamento. Chi è? Che rumori sono? Ah, bene.
Forse possiamo passare da qui. Ma non senza una chiave. Guardati in giro. Mi guardo in giro. Dov'è? Ah, eccolo lì. Aspetta. Devo riuscire a... ma ci sono varie guardie però. Non deve sentirmi l'altra guardia però. Sono troppi. Ok, aspettiamo che vadano via. Beh, i doppiatori sono comunque di spessore, ragazzi. Poi la qualità e l'incastro che ci hanno messo, con cui li hanno messi all'interno del gioco è un altro discorso. Moneta è un fior fior di doppiatore. Personalmente e soggettivamente è il mio preferito. Semplicemente li hanno infilati strani. Ecco. Oh, se ne vanno. Ok. Proviamo a vedere se riesco a... Cos'è stato? Vieni qua, brother. Fa un riposino. Non c'è fretta. Eccomi. Ciao, focolare. L'hai trovata Eccomi. La chiave? Sono io il grande ladro. Califfo sembra inquieto. Sì, probabile. Avere un figlio ribelle non lo... Marmoccio, siamo all'inizio. Abbiamo notato già dei problemi più che altro al lato tecnico. Il ragazzo, perché la trama di per sé è appena iniziato, quindi non possiamo dire nulla. Molto che standard, però siamo un ladro di strada e stiamo cercando di far colpo in questo momento sugli occultisti. Eccoli qui. Vieni. Perché fa figo Bonci. Si è su un discorso al vestito, non so se avete notato. Perdi qua, il califfo vi attende. Il califfo vi attende, va bene. Vediamo un po'. Sono arrivati, mio signore. Fuori, tutti quanti. Incontrerò gli ospiti da solo. Padre, fammi restare. Abdu Abdullah, si chiama l'altro. Mio collo, ragazzi. Sembra pesante. Non riusciremo mai a portarlo via. Allora dovrò prendere... Può darsi, Ozzy, vediamo. ...quel che contiene. Signori, benvenuti. È tutto a posto. Tutto a posto. Presumo che sia assai importante per voi, ma vi assicuro che sarà ben protetto qui. Non ci aspettiamo nulla di meno. Madonna, ci dedicheremo al nostro compito e torneremo a tempo debito. Siate pronto. Incazzato. Potrei forse vederlo? Il contenuto? Per proteggerlo a costo della vita dovremmo sapere... Voi non vedrete niente. Non direte... Niente. Avete capito? Sì, sì, ma certo. Nulla di ciò. È la nostra occasione. Ok. Ah, lui mi sembra un pirla, quello che deve proteggere le situazioni. Ora, diamo un occhio svelto. Arriva qualcuno? Ha detto arriva qualcuno? Di qua. Via libera. Seguiamo la zia. Non pensavo che sarei mai entrata qui. Guarda che razza no, di archi. Mappo. Prenderne un solo frammento. Piuma di pavone. D'oro. Per caso non hai un piccone con te? Non ho il piccone, abbi pazienza. Per quando ci intrufoleremo in un altro palazzo. Non ho il piccone, abbi pazienza un attimo. Ok. Piuma di fenicottero addirittura. Non ci si può più abbassare a quanto pare. Ah ok, c'era la cutscene per quello. Va bene, Basim. Ha detto così, l'avete sentito in due? Scappa. Basim, presto. No, mi filo, quanto fa? Porco Giuda. Un trompa. Basim,
plasma di Alsace. Gli ologrammi del medioevo prima. Dai, dammelo. Cos'è dai, dammi? C'è un ladro che sta rubando un bene preziosissimo che non dovevi neanche aprire. Dai, dammi. Cosa vuol dire? Vi prego, io mi dispiace. Questa è tutta colpa tua. Ma posso menarlo? Mi prego. Non delinquente da qua. Ma menalo. Eccoci qui. No. Corri. Dai, dammi. Ma che dai, dammi? Mi sta rubando la... Mi ammazzano questo. Prendetelo. Devo scappare, ma è un casino, ragazzi. Non mi avrete. Devo uscire dal loro campo visivo. Non vi chiuderete porte. Me ne vado. Oddio. Oddio. Un casino, un casino. Me ne vado. Non sulle palme. Non è domenica. Ma che datemi una mano. Me ne vado, me ne vado. Devo andare via. Oddio. Non è il caso, ok. Sono troppo potenti. Sto continuando a beccare altra gente. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. Quanti sono? Un gattino. Cosa abbiamo fatto? Porco Giuda. Croce, com'è buono. Grazie Yauri. No, Magic, grazie mille che hai regalato la sub al Califfato, va bene. Andare a rifugio, quindi non posso star qui. Cosa credeva di fare? Devo ritrovarla. Probabilmente è tornata a casa. Lei è scappatissima. Posso uscire? Ok. Ignoratemi. Cos'era questo ignoratemi? Ignoratemi. Aga gaga, salve a tutti i merdoni. Cos'era? Devo andare qui. Ignoratemi. Ignoratemi. Qua c'è il rifugione, eh? Ok, eccoci. Nihal. Nihal. Che casino. Ma non lo buttare per terra. È peccato. Ok. Non è un CD, non è un CD. No. Basta. No, è vero che c'ha gli incubi con la mostriciattola lì. La mummia. Che cosa vuoi da me?
Calma. Calma, basta. Ah, la nostra amica degli occulti. Nihal. Non proprio. Stai bene? Ottimo. Perché adesso devi parlarmi di questo. Non so cosa intendete. Ma perché mi comporto come un ragazzino alle prime armi quando ci avrò 30 anni almeno? Dimmi cos'è successo. Stare in silenzio non ti aiuta. Se sto in silenzio è perché non so che cosa ho visto. Quell'oggetto mi ha fatto qualcosa. Ero in un altro luogo. C'è una stazione, freddo, mi sembra, qui a Baghdad. Orribile. Poi mi sono ritrovato le mani del califfo strette intorno al collo. È stato un incidente. Non era mia intenzione. Sono i treni, un attimino. Volevo solo aiutarvi. Dobbiamo portarti via da qui. Ho una barca al molo occidentale. Dovrebbe essere adolescente, ma allora c'è qualcosa che non... Non posso partire. Devo trovare Nihal. Pensaci bene, Basim. Le guardie del califfo stanno cercando chi l'ha ucciso. Un ladro con la tua descrizione. Non si fermeranno finché non ti avranno trovato. E quando accadrà, non ti sbatteranno in prigione, ma dritto in una fossa. Ti sto dando un'altra possibilità. Sta a te. Nihal, Derwish, sono tutti in pericolo. Sì, ma con che espressioni facciali, con che doppiaggio. Tutto duro, vabbè. La trama, ripeto, per ora si segue, cioè... È proprio il discorso... I soldati danno la caccia a chiunque mi somigli. Avverti Dervis, andiamo. Andiamo dall'alto. Magari siamo un po' più tranquillini. Anche se boh. Allora, siamo a 115, non sono tanto distante. Saliamo ancora. Non avrei pietà di nessuno, uomini. Vi è chiaro? Porco Giuda. Sono due. Problemone. Non sarò al sicuro. Oh my fide. Queste guardie mi hanno visto. Dannato codardo. Lì. Non posso? Non posso? Non posso? Vabbè. Chi è? Prova a seminarmi. Dai. Non fallirò! Oddio! Non mi avrete! Ma questa è la sua memoria, sta strada, eh? Un casino. Scusate un attimo, ragazzi. Arrivo subito, ragazzi, c'è il corriere.
Ragazzi, è lontano il citofono da dove sono io. Che corse. Comunque, aspettate un attimo. Ringrazio anch'io Vanadiums. Grazie mille, ha fatto regalino a tutti e tre. Trovate le nostre liste se ci volete fare un regalino giù in descrizione. Che mi ha regalato un fumetto che in realtà Gianluca mi ha consigliato caldamente. Cosa ho fatto qui? Oh mio Dio, a chi ho scritto per sbaglio? Mentre correvo, perché ho corso proprio fisicamente. Che è Gotham... Gotham City anno 1. Tra l'altro si tocca... Eccolo, Vanadius. Grazie mille, bellissimo. Ma poi non sei neanche sub. Ma scusami. Grazie di cuore, bello. Anche perché era un fumetto che volevo tantissimo. Bellissimo, di... Tra l'altro è di King. Bello, bello, bello. Questo non vedo l'ora di leggerlo proprio. Se vi piace Gotham, siete intrigati dall'atmosfera di Gotham, ragazzi, Gotham City hanno uno. Me l'ha consigliato Gianluca, quindi... io e Gianluca di solito ci troviamo abbastanza come gusti, però... Poi ovviamente dipende. Quindi sono molto curioso, molto molto curioso. Eccolo, Magic che ha regalato... No, scusa, sì, Magic che ha regalato la sub a Vanadiums. Grazie mille Vanadiums per i tre regalini a tutti e tre, e grazie mille a Magic per la sub. Grazie di cuore. Sto... No, non ho finito, ragazzi, adesso continuiamo a giocare, eh. Stavo ancora facendo il fatto. Eccomi. Sono vivo, al pelo, mi fa male il cuore. Oddio, è vero che ci seguivano, devo correre pure qui. Oh, santa miseria. Tra l'altro Francia è andata via. Non mi ricordavo che andava via proprio in questo... Ovviamente il corriere c'è stata fino adesso. Francia è uscita, che deve fare il corso. È arrivato. E non si è sentito il citofono, tra l'altro. Di solito si sente il mio citofono. Lo sapete che fa. Piace? Allora, la trama... Siamo all'inizio, mi intriga. A livello tecnico abbiamo notato dei problemi. Grazie gatto per il ride. Comunque appunto, ripeto, grazie mille per il ride gatto. Ripeto anche a quelli che sono arrivati adesso. La trama mi sta piacendo. Cioè, siamo all'inizio. Mentre invece... Oddio. Oddio. Che hanno ucciso. Hanno ucciso il... Se il califfo fosse vivo, questo non sarebbe successo. Sono morti amici loro. Prima di puntare il dito contro qualcuno, a livello tecnico abbiamo notato dei problemini, ma vediamo. Perché volevi fare colpo sui tuoi amici? No, misteriosi. Non faremo i canali singoli. Poi ce l'abbiamo già i canali singoli. Sono i nativi, ma insomma. Sei stata tu. Veniva da quella parte. Spero di non rivederti mai più. Presto. E anche a livello sono tecnico, gatto, morti. Come doppiaggio, come animazioni, sono alcune cose un po' incerte, però vediamo, siamo ancora all'inizio. Io non posso restare qui, non posso. Come trama, sceneggiatura, siamo all'inizio, per ora mi interessa, vediamo come prosegue. Ma non ci stiamo scegliendo. Sei lì! Sei lì, sì sì sì. Sono un po' particolari animazioni, che non sono proprio... Io lo rifaccio. Sì sì, per carità gatto. Infatti spero, io la cosa che ho detto anche prima che mi arrivasse la chiave, spero solo che mi piaccia di sceneggiatura. Io punto al fatto che sia una buona storia, con ovviamente un feeling dei vecchi Assassin's Creed. A me andrebbe bene già così. Cioè non ho aspettative che sia il GOTY o altro. A me va bene che mi diverta, mi prenda la trama e mi faccia respirare quei vecchi Assassin's Creed, almeno per quanto riguarda le missioni eccetera. Poi chiaro che Desmond è Desmond e tutto quello che c'era prima è tutto quello che c'era prima. Ma non voglio neanche fare il Desmond nostalgico delle palle. Voglio anche vedere un po' se possono fare altro di interessante. Comunque Marco, ammettilo che almeno tu ti stai sciogliendo dal caldo, costantemente maniche corte pure in pieno inverno. Non è pieno inverno, Irene, qui è quello il falso, 30 gradi. 30 no, non è vero, però fa caldo. Fuori si sta già un po' meglio, in casa... Fermo! Che paura. È lui? Ciao gatto, grazie ancora per il ride. Credo di sì. Non sono io, sono simile, ma non sono. Arriva la signorina Rottenmeier? Lo sapevo. Muoviti. Grazie Roshark. Posso combattere anch'io? No. Vabbè. Voglio combattere, dammi una spada. Fortissima. È un po' lenta, però sì, fortissima.
cosa volete fare? Non pensare. Okay. Il salto della fede qui. Eccoci qui. Era un tutorial tutto questo. Lo sgraziato della fede, sì. I mandated the water, sì. Si è tuffato un po' sortino, dai. Sono nudo, che è successo? Talassofobia? Talassofobia. Anche a me, Vector, è il motivo per cui ho voluto... l'ho voluto, infatti. Mi intriga tantissimo il fatto che non sia open world, lungo, senza senso, eccetera, ma che sia più ristretto, ma più, si spera, polposo, eccetera. Prova. Dovrei tornare. E perché sono nudo? Io non ho capito. Andiamo avanti. Stiamo facendo un addestramento, tipo? Sì, c'è scritto torna all'addestramento, quindi immagino di sì. E il bitrate, lo so, ragazzi. Un po' popi popi. È su Play 5, quindi non... Eccoti qui. Sei pronto? Io... credo di sì. Dai. Cerca. Abbiamo anche il trucco waterproof, che... quindi... che ci frega oggi noi. Oggi è un altro giorno. Subima Sen. Vestiti e potremo iniziare. Vestiti, che fai cacare. Sì, hanno skippato i convenevoli e stiamo già nell'addestramento per diventare mastro assassino. Vado. Forza, sono fortissimo. Massim, come hai imparato? Sì, più forte. No, aspetta, forse era di qua. Sì, era di qua. Okay. Sembri in forma oggi, Basim. Grazie. Continua così. Grazie, grazie. Calmo, Basim. Calmo. Solta. Boom. Ho visto abbastanza. Cambiata la tonalità istantaneamente. Lo leggo nei tuoi movimenti. Okay, ho mangiato tu un po' di bacca. Distrai facilmente. Il balzo della fede è una prova cruciale nel tuo percorso di iniziazione. Ma piano piano la impariamo, è dai. È uno dei riti più antichi e sacri della confraternita. Per eseguirlo con successo, mente, corpo e spirito devono essere tutt'uno. Abbraccia la paura, placala. Abbraccio. Trova la pace e lasciati andare. Sì, maestra. Forza, torniamo al campo. Dai, dai, voglio imparare a combattere io. Voglio distruggere e bilaniare i cadaveri. Posso chiedervi una cosa? Puoi. Quella volta, al palazzo sì, di Abba... Sì, maestra! Ho visto il califfo incontrare 5 uomini mascherati. Membri del... ma il califfo è così. Il califfo aveva il compito di proteggere l'oggetto che avevano scoperto, ma ignorava i loro piani. Non conosceva io, nemmeno amore, i loro sì. nomi. Com'è possibile che l'uomo più ma perché potente mi chiami capo Baghdad pure tu? Smettila! Sia tanto servito a degli sconosciuti. L'ordine ma poi sei tu il capo a caso. Uomini e imperi di tale grandezza per secoli e secoli, con la loro capacità di persuasione. I membri dell'ordine si ergono a giudici supremi. Il califfo non era che un burattino. E lo stesso varrà per chiunque gli succederà. Il califfato è schiavo del loro potere. Basim, che paura! Ma sei scema! Tu sei scema, tu! Tu sei scema! Troverai l'addestramento più tardi. Ma... sì, maestra. Ma ha fatto venire un infarto. Come si è girata con la mano, te ne do una. Ma sei scema. Che addestramento è questo per le coronarie? Ma che stiamo scherzando? Grazie. Mo? Ciao, Melo. Gli ultimi anni, Ferro, lo spero che sia uno dei migliori. Ma di cuore, anche solo perché appunto spero che si focalizzi sulla trama e meno sul vai in giro a fare cose che tanto non servono per davvero. Dobbiamo trovare Fulla. È quello lì, Fulladius, non credo.
Siete Fulladius? Fullad? No. Ah, ma è quello. Sarà quello lì. Buongiorno, sei Fullad? Sta a Nur, l'aquila audace. Cadrà o si libererà in volo? Tu volerai, Sadiki. Inshallah. No, grazie. Beh. Siamo simili nello spirito, sai? Cosa te lo fa pensare? Cioè, allora, noi abbiamo messo la priorità ai 60 frame. Posso fare... mettere la grafica più pompata, ma poi va tutto più a scatti. Uno dei Banu Musa si infuriò con te, ma tu non battesti ciglio, ricordi? Non l'avevo preso io. Amore, tranquilla. Ma infatti ti scusasti detto, perché non avevi fatto nulla di male. Ti rispetto. Sei testardo come me. Mi hanno detto di peggio. A presto. A più tardi. Devo trovare Fulad. Quello lì è Fulad, te lo dico io. Fulad. Eccoci. Salute, Tabid. Tabid. Salve, Basim. Cosa ti turba? Per la verità, sono frustrato. L'ordine non ha fatto... No, in realtà come texture non è male, Cioè, la grafica non è male dell'ambiente. Il problema sono i personaggi e le animazioni, secondo me. E il doppiaggio, ma lì non per i doppiatori, ripeto. Forse dovrei fidarmi di più. L'acqua. Forse un po'. Sto cercando Fulad. Hai visto Fulad? Sarà nel suo ufficio, come al solito. Ora devo tornare. Ma dov'è l'ufficio? Vabbè, noi lo sappiamo. Giustamente per trama noi lo dovremo sapere. Quindi adesso ce lo indicherà, immagino. Esatto. I volti no, non ci siamo, infatti. Ferro, lo dicevo prima. Espressioni sono tre e sono messe a volte anche sbagliate. Ah, che cosa c'è nell'angolo qui? Un piccolo disegno? È la mia firma. Dimostra che l'autore sono io, armato d'ascia, non lui, Hassan, il doppiatore. O peggio, Abu Jafar. Scherzo, naturalmente. Addio. Un grande. Ah, Basim, come stai? Sì, Enkidu, ora si mangia. Enkidu? È intelligente, ma intelligenza dovrebbe fare rima con pazienza. Beh, come ti pare. Mi ricorda qualcuno. Avete parlato con la maestra Roshan? Abbi pazienza. Sii grato per i tuoi progressi. Farò tesoro delle vostre parole. Sii grato per i tuoi progressi. Roshan mi ha chiesto di vedervi. Ah, sì. A Rebecca servono strisce di cuoio. Puoi andare a recuperarle nel deposito? Lo farò, Fulad. A dopo, allora. Ok. Carmelina! Ah, no, non è Carmelina qui. Pensavo, scusa. Non mi serve. Non mi serve. È difficile trovare qualcosa qui. Poi hanno preso moneta, che comunque non ha... cioè, non è una striscia di cuoio. Da quello che abbiamo capito, lui dovrebbe essere un ragazzo molto giovane, anche se esteticamente come doppiatore non sembra. E forse moneta... con la voce che sta usando in questo caso non era il massimo. Ma ripeto, non è un problema di moneta, ma di come hanno gestito il doppiaggio. Forse vuol dire l'ordine, Aban. Ubaldi! Posso parlare solo di ciò che so, Sadiki. Il califfo intende spazzare via i ribelli. E se voi insisterete a dare loro aiuto, noi non potremo garantirvi protezione dalla reazione del califfato. I ribelli ci forniscono informazioni a Baghdad. Probabilmente ci sarà un time skip, Ferro, guarda. Conoscendo gli Assassin's Creed te la butto lì. Il governatore Muhammad ha tutta l'intenzione di sedare rapidamente la ribellione. Non ne dubito. Vengo per... non lo dico a chi mi ricorda questo ragazzo. Le cose stanno cambiando a Baghdad. Forse dovrai agire prima del previsto. Capisco, Aban. E Ubaldi è sempre bello da sentire, però, eh. E così i Tahiridi che governano questa terra sono tutto ciò che si frappone tra Alamut e un attacco su vasta scala. Non è Moro senza occhiali, no, non era quello che intendevo. Quanto può durare? Allora. Porta le strisce a Rebecca. Le strisce gli devo portare, vabbè. Il
Qua c'è un po' di trama che adesso, vabbè, non leggeremo per non farvela pesare troppo. Come va la costruzione? Il lavoro è molto più lungo del previsto. Deve essere frustrante. Ma che facciani? Ho sbagliato a sfidare il califfato, dice bambino. Chi nulla vuole troppo stringe. Seguiremo i suoi dettami. Io tirerei un po' sulla la bandana perché copre un po' gli occhi, secondo me. Non vedete voi, però. Io non avrei alcuna fretta. Baghdad è diversa ora. È molto, molto pericolosa. Ho capito. Sarà giù? Forse un po' troppo qui. Pace sia con te, Tassi. Ecco sì. Oggi le mie ossa patiscono il freddo più che mai. Quando lavoravo al porto di Samara, mimetizzati, via. Carichi pesanti tutto il giorno. Che è successo? Era molto meglio di questo addestramento. Già, me ne vado a letto ferito. Me ne vado a letto. Allora, non fate per favore, ragazzi, in chat. Io vi avviso già adesso, perché lo so cosa andrete a scrivere. Mi raccomando, non facciamo i bambini. Quale difficoltà hai messo? Messo normale. Sai che non sto capendo dove cacchio devo andare? Sì, ma non tiro pugni a caso, cinese. Si continua dalla montagna? No, non... No, non era quello che volevo fare, però vabbè. Non era quello che volevo fare, vabbè. Piccolo salto della fede. Superato il... Superata la paura, dai. Devo mangiare, c'è da mangiare qualche bacca, qualcosa. Vediamo un po'. Eccolo. Più, ce ne serviranno di più. Vabbè, non importa. Ciao Rebecca. Ce l'hai ancora la rotola? Tutto a posto, sono caduto in acqua anche se era un centimetro. Basim. Stai per caso vagando per il campo senza meta? No. Ho questo cuoio per te. Ho questo cuoio per te. Cos'è successo alla voce ogni tanto? Hai finito di giocare con le spade di legno, pare. Io sono contraria, ma Roshan insiste. Ecco il tuo pugnale. Quindi noi siamo lontani dai nostri affetti da un po'. Ciao, Davi. Sei pronto per martedì? E la tua spada? Sono più in ansia io di te. Sono orgogliosa del mio lavoro. La spada di soldi. Non credo si chiami così. Questa lama ha carattere. Ha mai creato qualcosa che non fosse unico? Sono in debito con te. Non pensavo di ricevere nuove armi. Fanno molti gesti italiani, comunque. Ripagami usandole contro l'ordine. Farai conoscere il loro carattere. Ci penso io, mia califa. Fammi fare a me. Come si chiamava? Rebecca. Roshan diceva che devi addestrarti ancora. Mostrale la tua nuova spada, allora. Sono eccomi! Sono ansioso di farlo. Come va il tuo addestramento, Sadiki? Nur mi ha mostrato una nuova presa per il coltello. E la mia mira è migliorata. Davide, va bene. Lanciandolo in questo modo, fende l'aria con rapidità e precisione. Devo ricordarti come si usa un coltello. Ma mi offendi, posso dire? Mi offendi. Allora. Coltello davanti. Così. Più forte. Molto bene. Non era un vaso. Me ne dai altri tre, grazie. Ah, ma non me ne hai date altre tre? Pensavo di sì. Il tuo esempio mi spinge ad allenarmi. Okay. È questo lo spirito, Sadiki. Che fate? Mi lavo anch'io? Posso? Vabbè. Permesso, devo andare su? Credo sia su l'area d'addestramento.
proprio in alto. Dottore. Non si può da qua. Quindi? Io pensavo salisse di qua. Cerchiamo un altro pippo. Ma lì potevi andare. Ok. Praticamente da qua. No? Vabbè, saliamo ancora. Ma forse non si può salire ancora. Non è questo quello che devo fare. Probabilmente mi muovo da un'altra parte. E perdiamo i pozzieri. Ma vi dirò, non so dove devo andare, ragazzi, C'è un modo per arrivare da là. Ok. Ma vediamo se si parte da sotto. Magari mi sono perso qualcosa. Ah, ecco, vedi, ok. A posto, a posto. Vai. Ah, è vero che tasti del pad della One. Eccoci qui, belli fluidi. Ciao. Assalamu alaikum, Sadiq. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ti manda Fulad? No, a dire il vero. Non devi aiutarci con queste rocce? Credo si tratti di qualcun altro. E la bocca? Non per essere scortese, ma non ho tempo di parlare. Devo pensare a cosa fare. Ti lascio al tuo compito, allora. Fai pure il tofu. Io intanto... Ah, che mi dici? La pace sia con te. E anche con te. Poco fa ero sulle montagne e la vista della fortezza di Alamut mi ha tolto il fiato. Il mentore Raihan ci ha detto di ispirarci ai nidi che le aquile costruiscono sulle vette di Alamut. Il suo lascito è chiaro. A presto. Che Allah sia con te. A lei. Andiamo. Eccoci qui. Pronti e scattanti per il nostro addestramento. Non era quello che volevo fare. Non è quello che volevo fare. Adesso mi imbriaco. Ok. Ho paura. Beh, ormai siamo troppo forti. Ci manca da ammazzare la gente, però siamo perfetti, siamo. Ma che bello, però. In fondo un po' meno, vi dico. Da vicino, ok, in fondo un pochino meno. Chi è? Molto bene. Dai, ci dai. Domani. Basim, devi imparare a combattere. So farlo. Ero sorpreso. Fatto un sacco di Assassin's Creed, La spada non è un'arma rozza per un occulto. Noi occulti dobbiamo saper padroneggiare molte armi diverse. Uno scontro può evolversi in molti modi. Tutti sanno impugnare una spada. Ma tu come la userai? L'ho riconosciuto la fortezza. Sono qui per apprenderlo, maestra. Sei no. Davvero qui? Beh, sì. Credo sta a Cagliari. Sei qui nel corpo, ma anche nella mente e nello spirito? Un enigma. No, è la differenza tra la vita e la morte. Non credo sia la cattedrale di Anor Londo, Tieni gli occhi su di me e girami intorno. Non dare mai le spalle al tuo avversario. Non do mai le spalle al mio avversario. Sì, meglio. Mostrami i tuoi affondi veloci. Bene. Ah, sì. Te l'aspettavi? Eccellente. A volte dobbiamo mettere più forza nell'attacco per provocare danni maggiori. Resterai scoperto. Quindi agisci con tempismo.
Avanti. Tieni qua. Cosa? Yeah. Molto bene. Ciappa. È una schivata senza cerchio, però mi turba un po'. Eccellente. Passiamo alla difesa. Puoi parare gli attacchi dei tuoi nemici. Infatti. Dopo alcune parate consecutive, l'avversario resterà stordito. Ma per forza, para, sono troppo attacchi. Forte. Vai. Sei più forte. Sì. Yeah. Molto bene. Giorgione, cosa fai, signorina? Nulla. Eccellente. Non possono essere parati alcuni attacchi. Lo so. Dovrai invece schivarli. Lo so. Stai pronto. Sono pronto. Faccia di culo. Molto bene. Avanti. Zucca. Stai imparando. Certo, Quando vuoi, uno più uno al baron. Ben fatto. Ora proviamo un combattimento libero. Ma certo. Mostra ciò che hai appreso. Ovviamente. Mi hai colta di sorpresa. Sì, sì. Ben è una sega. Aia, questo era pesante. Prendi questo. Cosa credi? Giusto perché è scriptato, ti salvi, eh. Abbiamo finito per oggi, Basim. Perché ci fermiamo? Fallire non mi insegna nulla. L'apprendimento richiede azione e quiete in parti uguali. Ti sei dedicato all'azione. Certo. Ora cerca la quiete. Non devi avere fretta. No. Sii paziente. Fallire fa parte della tua crescita. Ripensa a queste parole e torna più forte. Va bene. Sì, maestra. Lo farò. Bene. Non sono le origini di Cicalone queste qui. Non so dove tu l'abbia letto, Spartano. Bello questo. Ma è il primo Assassin's Creed, no? Non c'entra niente. Non so, mi ricorda qualcosa. Cioè, è qualcosa di familiare, ma non alla casa non saprei. Della sapienza. Temo che possa finire in mezzo a un nido di serpi. Non so perché. So quanto sei legato a tuo fratello. Doppiatore che ho riconosciuto. Presto avremo altre notizie. Poi. Non mi ricordo i nomi. Il primo l'ho giocato, ero veramente minorennissimo. Io sono Ahmad. Ciao. Ahmad, le mie scuse. Non preoccuparti, vieni a scaldarti vicino al fuoco. Il nostro fratello Ahmad partirà domani. Va bene, per Baghdad, mia. Per la casa della sapienza. Va a Roma? Alla sapienza? Io e i miei fratelli abbiamo lavorato in quel luogo per anni e ho ancora cose su cui lavorare. La scienza non aspetta. E inoltre compirò il mio dovere di occulto, osservando e ascoltando ogni cosa tra Forse sulle origini di Cicalone, Spartano, hai ragione. Pausers? Vlad, ok. Racconta a Basim la storia della piuma. La nostra tradizione della piuma è nata in Egitto. Rimandano alle piume di Maat. Le piume dell'airone venivano immerse nel sangue dei bersagli. Esse venivano lasciate al giudizio del signore della Duat. Noi siamo tenuti all'umiltà e al rispetto del nostro ruolo. Noi siamo i messaggeri della giustizia, non i giudici ultimi. Ti vuole affiancarmi nella ronda stasera? Verrò io con te, Nur. Se mi tengo in movimento, il mio corpo non patirà il freddo. Ti sono grato. Andiamo. Gli altri stanno dicendo, meno male, non c'avevo voglia. Stai arrivando, Basim? Ma aspetta! Ascolterai le storie più tardi. Un attimo. Posso confidarmi con te? Sai che puoi. Prima il mentore Raihan si stava rivolgendo a un emissario. Il mentore chiedeva se rischiamo un attacco per i nostri rapporti con i ribelli di Baghdad. Ma al sicuro qui, a Talamut. Non saprò.
ma non invidio chi attaccherà questo nido di aquile. È la torcia. La torcia, oh. Ah. Come va la ronda? Ciao belli. La mutta è tutto tranquillo. Io sto morendo di fame. Ci siamo fermati prima della gola principale. Eccellente. Ha fatto i tortellini oggi, eh? Grazie. Vai a mangiare. Vieni, i tortellini. Seguimi. Buoni, sono ancora caldi. Seguimi. Sei ansioso di ricevere la tua iniziazione? Sì, è come se mi fossi preparato da sempre a questo momento. Io non ho dormito la notte prima della mia cerimonia. Un po' per l'euforia e un po' per la paura, se devo essere sincero. Tutti temiamo l'ignoto, ma ciò che è ancor più ignoto ci attende oltre l'iniziazione. Parli dell'ordine? Li vedo come i mostri di una fiaba, nascosti negli angoli e nei vicoli più bui. La differenza è che l'ordine è reale. Ma dovevo andare io? Che cosa vogliono? Vogliono il controllo di Baghdad. Ho giocato anche in live Valhalla, ragazzi. Trovate ancora la live. Mi hanno dato anche la collector. Chi è che urla così? Eccoci. Pronti. Siamo un po' gobbi, eh. Sì, c'è anche termobest vari. Edvige. Come si chiama quella di Harry Potter? Edvige era? Lei mi ricordo. È magia. La M. Che paura, che fischio. Presto ne avrai una tutta per te. Fulad mi ha presentato un'aquila di nome Enkidu. Ha detto che ci assomigliamo. E non era un complimento. Ha visto qualcosa? Seguimi. Che culo, proprio quando siamo di ronda noi. Se tutto il giorno c'è gente, adesso casualmente. Ma poi le mani qua bruciano, eh. Potevano mettere almeno che c'era un attrezzo. Io li chiamo. Anfami. Vieni qua, Anfami. Non mi hanno visto, tranquillo. Non fiatare nemmeno. No, no. Piano piano, però li dimezziamo qui, eh. Tenere gli occhi aperti non fa mai male. Se avremo pazienza, voi il capo si infurierà. Il capo si infurierà, ragazzi. Fermati dove sei! Ora sei finito! L'inferno ti aspetta! Non vedevo l'ora di menare forte. Aia! Oh, Londra! Non ha pietà! Yeah. Avanti. Che bello questo pezzo offerto. Vabbè, adesso. Vero? Non è per quello. Questa spada. Che cos'ha? I mercenari di Baghdad usano queste armi. Aia. Dobbiamo avvertire gli altri. La vendiamo questa qui, ci facciamo i soldi. Mercenari di Baghdad. Come lo sai? Basim ha riconosciuto la fattura della spada. Io gli credo. E perché dovrei dirti una cacata, Susa? Fallo entrare. È tutto aperto.
Vediamo, signor. Come sai che quegli uomini erano di Baghdad? Sono cresciuto in quelle strade e ho visto quelle armi molte volte, da vicino. Dietro ogni mercenario ci sono gli ordini di un mandante. Sì, e dobbiamo scoprire in fretta di chi si tratta. Torneremo a Baghdad e chiederemo aiuto a Ali ibn Muhammad. Me lo segno, certo. Che se no non me lo ricordo. Capo degli Zanj è uno stolto, folle e pericoloso. Forse, ma è uno dei nostri pochi alleati a Baghdad. Ci servono sia lui che i suoi uomini. Tornerò io a Baghdad. Vada Ali, scopri se erano uomini dell'ordine. Lo fo. Lo farò. Allah sia con te. Lei anche per me. Allah sia con te. A presto. A presto. No, era per dire, insomma, cosa si dice in queste situazioni? Yes. Attenzione. Vedere il continuo dell'addestramento. Ecco il time skip, sì. Guarda che abbiamo battuto Mia Khalifa, se ne è andati forti allora. Ecco la barba. Ora siamo ufficialmente Ra's al Ghul. Ah, la barba, ecco, monetela. Bella la musica comunque, fighissima. Ra's al Ghul ha avuto tante di quelle forme che... Figo. Bella la musica. Menu talenti. Oh, questo non è. La spada è assegnata alla mano principale e infligge la maggior parte dei tuoi danni. Il pugnale è assegnato alla mano secondaria e determina i danni inflitti alla difesa del nemico quando pari. Va bene. Va benissimo. C'è salvataggio rapido, lo faccio. Intanto, se mai. Tenuta. Abbiamo quella degli sforza. E poi i talenti. Ok. Spendi i punti di talento nei nodi migliori. Per migliorare. Scusate, non so più leggere, ragazzi. Sono completamente fuso. Spazzata reattiva. Ok, col triangolo. E gli do il calcio. Va bene, poi abbiamo ingannatore. Raccoglie automaticamente il bottino dopo un'uccisione furtiva o un assassino. Questo potrebbe essere molto comodo. Pioniere, la vista di Enkidu individua le chiavi ed evidenzia con un bagliore le opportunità come forzieri, facilita inoltre la scoperta delle entrate segrete. Questa non è male, eh? Questa non è male. Ma andrei di questa per ora, vale, ti direi. Che spottiamo tutti. Codice. Vabbè, tutorial, ok, abbiamo fatto varie cose. Perfetto. Aspettate un attimo, ma io, come dicevamo prima, non ho un qualche cosa nell'inventario. Ma scusa, come tolgo i punti qui? Non c'è un modo per togliere questi punti. Ce li ho. E va bene così. Queste sono le cosine. Codice. E basta, dai. Vai alla bottega di Hal Hassan. Che è...
Vabbè, la troviamo ora. Il salto della fissa. Oh, questo è un vero salto della fede. Morto, ovviamente, dovrebbe essere. La pace sia con te, Basi. Devo andare da Al-Hasan. Mi aspetta. Sì. Sì, sì, sì. Adesso ci andiamo. Se non sbaglio si passa. Cosa è successo? Non importa. Si passava di qui, se non sbaglio. Un giorno. Buongiorno. Allora, ah, okay. Come ti senti in questo lieto giorno? È strano, Al-Hasan. La mia mente è più calma di quanto mi aspettassi. Il mio spirito non è in tempesta. Anzi, è calmo e quieto. Bene. Perché ti sei dedicato all'addestramento e non hai lasciato nulla al caso? Ecco, Basim. Ora ne sei degno. Bello, il prosciutto. È un grande onore. Immagino che tu lo sappia. Beh, prosciutto per bene, questo qua è un onore, sì. Roshan e gli altri mi stanno aspettando. A presto. E grazie, Al-Hasan. Raggiungi l'entrata della Bat Caverna. Andiamo. Ecco qui. Una cosa dovevo saltare. Sono buttato in acqua. Un conigliettino! Metti via. Metti via. Ok. Siamo pazzi. È un gran giorno. Che è? Ciao. Che fai? Devo impegnarmi a fondo per essere. Cos'era quel movimento? Ma sento di non fare alcun progresso. La via per l'iniziazione è lunga e tortuosa. Ha fatto un movimento strano. Rifai un attimo. Quanta pazienza. Arte più difficile. Ma non importa, non credo, però vabbè, ha la sua difficoltà sicuramente. Un po' pappati davanti. Come ti senti, Basim? Pronto a spiccare il balzo. Voglio che tu sappia che è stato un onore osservarti nel tuo percorso di novizio e di uomo. Grazie. E io vi sono grato per avermi indicato la via. È stato un onore. Vieni. Le tue vesti attendono. Finalmente, vestitino sexy. Ah, ti donano molto. Vieni, è giunto il momento. Andiamo. Aspetta. Cosa avete provato? Non posso prendere la forza. Tanto lontano. Ero nervoso. Avevo i palmi madidi di sudore e le gambe mi tremavano. Che onore. Era un onore. Non riesco a immaginarvi tremante. Però quanto ci ha messo a rispondere, scusami? Un segreto in questo grande. Dopo mezz'ora, non ti immagino. Sì, ma il discorso era finito, però vabbè, riprendiamolo. Quando si è in preda alla paura. Deve essere una reazione, ma grazie, Victor. È un onore, eh? Oh, il ditino. Miscillo così, un po' per divertimento. Attacco per sicurezza, anche se c'è ancora tanta carica. Ibn Shaq, sei pronto a cambiare vita per sempre? E a percorrere la via delle ombre? Sì, lo voglio. Sì.
Sei pronto ad abbandonare ciò che credevi di essere? Pronto a sacrificare tutto ciò che più ti era caro? Lo sono. Non dimenticare le regole che hai giurato di rispettare. Trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Nasconditi in piena vista. Non compromettere mai la confraternita. Allora, ci sta. Dall'oscurità entrerai nella luce. Ci sarà un attacco 100% del califfato. E dalla luce tornerai nell'oscurità. Ci penso un attimo, signora. Aspetti. Lo facciamo, ragazzi? Vai! Lel! Ma poi è debilitante in combattimento. Perché farlo? È debilitante, è un casino. Non lo fate. Basim ibn Ishak. Eccolo. Ora seguirai la via dell'Aquila. Già a posto? Non c'è più nessun dolore. Ah beh, la lama celata. Benvenuto, occulto. Avete ragione, avete ragione. Sei morto, la lama celata. E sei rinato. Eh sì. Ora affrontami da mio pari. Ma prima ti spaccavo la faccia, sei tu che hai interrotto con la cutscene. Bella mia. Dove va? Ragazzi, non vedo! Ok. Oddio! Cosa userò per prendete questo ora? Il pugnale o la spada? Oh, mannaggia. Mi avete addestrato bene, Roshan. Huan. Oh no, arriva dal califfato. Con che doppiata. Nor. Beh, ovvio. Fa piano. Figurati. Risparmia le forze. Ha viaggiato in tutta fretta. È fuggito da Baghdad. Ecco. Vedi. Ali è sparito. Lo hanno preso di notte. Chi è stato? L'ordine. Portatelo nella mia tenda. Se Ali è sparito, siamo ciechi. Ora calerà il buio sui movimenti dell'ordine a Baghdad. Dobbiamo andare a Baghdad. Roshan, Basim, andate con Fulad. Partite ora. Va bene. Bel tappetino. Giuda. Allora, la trama mi interessa comunque, quindi per quello niente da dire. Gameplay ha tutte le problematiche che hanno di solito gli Assassin's Creed, ma non avendo il mondo aperto, secondo me sarà più divertente affrontare l'avventura. Questa è la mia opinione. Ed è il motivo per cui lo volevo fare, questa scheda. Guarda che belle queste cose, però. Panorami, così. Bellissimo. Occhio a pisciare, che ti parte la lama, è un casino, Ti trafiggi il pistolino, è un casino. Che figo.
Che figo, questo è un quadro. Vabbè, che ce l'ha sulla sinistra, effettivamente. Non è Porto Gruaro, ragazzi, non è Porto Gruaro. Ma allora, vi dirò. Basi, è stato interessante comunque sia, Cioè, vorrei dare un'occhiata in giro, se posso. Aspettiamo un attimo. Bagdad e i suoi dintorni mi chiamano. Molto bene. Siamo tornati a casa. Ma non tardare. Non è Ostia. Avremo molto da fare una volta raggiunto Harbiya. Cerca un giardino di graticci vicino alla moschea di Shari. È lì che Nur stava raccogliendo informazioni. Ed è lì che ci troverai. Mm. No, non è un gioco da martedì. Anche perché vi verrebbe a noia dopo un po'. Ma devo dire che, a parte che in live eravate molti, e vi ringrazio, siete stati molto attivi. È bellissimo, come sempre, vedervi presi bene. Ma ora, sapete che ho... Dove cos'è? Mi porterà il mio cuore? Che cos'è? Si salva qui. Vabbè. Il codice. È il codice. Ecco qua, vedi. C'è la storia, database e tutto. No, non faccio la live lunga, ragazzi. Per la cervicale. Sennò sarei andato avanti volentieri. Mi sono preso benissimo. A parte che devo mangiare, che Franci dopo esce. È un casino. Oppla là. Ragazzi, posso dirvi, mi ha intrigato molto. Fatemi fare una cosa, che se no sente casino sulla play. Vabbè, chiudo il gatto. Chiudo il gatto. Allora, è un gioco... Sì, Moro, sì. Allora, è un gioco che, esattamente come dicevamo prima nella rassegna, prende tutte le cose dei vecchi Assassin's Creed, pregi e difetti. Quindi tu prendi la parte bella di Assassin's Creed, ovvero un inizio di trama comunque interessante... qualcosa che triggera la trama, che ti fa andare avanti. Hai comunque lo stealth, hai gli ambienti, diciamo, circoscritti. Non puoi andartene in giro a fare quello che vuoi. Cosa che invece è mancata negli ultimi Assassin's Creed, che ti aprivano subito il Valhalla, le cose. Invece questo qua è più tranquillo, esattamente come i primi Assassin's Creed. Abbiamo un personaggio che per ora non è Ezio, ma è anche sbagliato questo parlo per me soggettivamente, andare a paragonare tutti a Ezio, perché poi non ha senso. Ezio ha fatto il suo ciclo, è finito e basta, dobbiamo anche andare avanti. E poi ha anche tutte le problematiche però, quindi piccoli bug, i volti che quando ci sono le cutscene sono abbastanza inespressivi, glitch, cose strane che succedono, non capisci niente, pop-up, robe strane, insomma, le problematiche che un pochino sono classiche di casa Ubisoft. Detto questo... ho voglia di giocarci, di andare avanti, parecchio anche. Quindi, secondo me, ragazzi, potete farci un pensierino, questo più che gli altri. Anche Valhalla all'inizio mi aveva intrigato molto e mi aveva preso bene, però poi sappiamo com'è andata. La fiducia che ho più in questo, però, è che la trama è, sarà più corta, il gioco non vuole essere un gioco aperto, incredibile, insomma, non vuole essere pretenzioso per quello che è, ma è un gioco che, secondo me, può regalare quelle ore divertenti. Che saranno 20, 25, poi non ho capito, credo saranno intorno alle 20 ore. Secondo me ci sta, ragazzi. È diventato un arcade, ma in realtà i primi Assassin's Creed erano un po' arcade per il tipo di combattimento. Poi non erano arcade nemmeno per sbaglio da tutta un'altra parte, perché erano lentissimi, soprattutto il primo era... veramente c'erano delle robe proprio lente che sono invecchiate malissimo, e quelle spero di non ritrovarle qui. Ha i suoi problemi, però secondo me se avete... se non avete niente da giocare adesso, o avrete, o ve lo volete tenere quando scende di prezzo più a 30 ore circa, esatto. Le secondarie sono utili. Vabbè, se volete fare le secondarie sono 30 ore. Grazie, Ferro. Secondo me è un gioco che può valere la pena. Chiaramente, sempre se non avete altri giochi in questo periodo che avete puntato e che magari possono essere più di vostro gradimento. Sta uscendo tutto più o meno a ottobre. Uscirà veramente un sacco di roba tra questo, Detective Pikachu, c'è Spider-Man... dovrà uscire anche Alan Wake, insomma, sta uscendo parecchia roba. C'è Lords of the Fallen, mi pare pure, in questo periodo, non mi ricordo. Comunque, insomma, un po' di roba c'è, che c'è Mario.
tra un po'. Quindi, insomma, se avete un budget di 80 euro, pensateci bene che gioco volete prendere tra questi. Comunque non è male questo qui. Mi ha lasciato voglia di giocarci. Non ho visto dall'inizio, c'è un collegamento al tempo presente, immagino sia... Per adesso no. Per adesso no, non c'è questa grande spiegazione di quello che è Basim, eccetera. O quello che è un possibile antenato, cioè non c'è niente. Cioè antenato, scusa, personaggio del futuro. Confermo la mia opinione di prima. Da questo gioco non mi aspetto un giocone, ma un punto di partenza per un ritorno alle origini di Assassin's Creed con giochi futuri molto validi. Allora, molto validi è sempre da vedere, bisogna capire. Quindi sul molto validi vediamo. Però sul fatto che può essere un bel ritorno, cioè tornando alle origini, può comunque far tornare tanti giocatori come me che mi avevano perso, quello sì, quello sì. Però bisogna vedere, perché siamo sempre lì. La cosa bella dei vecchi Assassin's Creed non era di certo il gameplay. Oddio, il primo era anche interessante come gameplay per quello che era, per i tempi però. Ma poi la cosa che ha preso alle persone è la sceneggiatura, il personaggio, la caratterizzazione di ogni persona con cui parlavi. È quello che poi piaceva di Assassin's Creed, oltre alla trama generale, il fatto che passava dal tempo presente al tempo passato. Erano tutti elementi che ti facevano tenere incollato. Cioè, io mi ricordo Assassin's Creed 2, per me era impossibile fare un'oretta di sessione di gioco, dovevo fare almeno 2-3, perché c'erano twist, cose della trama, nuove scoperte, era tutta una roba... Cioè non era solo... Non c'era un elemento, erano tanti che andavano a contraddistinguere poi il perché mi piacesse giocare in quel modo lì. Questo qua può essere effettivamente un punto di partenza per un ritorno, però bisogna vedere. Già il fatto che non è un open world con le spade, la spada che toglie 34, quell'altra che toglie... Cioè, a parte che queste cose penso ci saranno anche, ma in minima parte, vedremo, insomma. Io non lo butterei via a prescindere, fossi in voi. E lo dico da persona che non ha amato gli ultimi Assassin's Creed, a parte quell'inizio di Valhalla che sembrava promettere bene, poi è andata come è andata. Quindi, insomma, spero che comunque vi siate fatti un minimo di idea. Abbiamo fatto giusto la parte iniziale, che è le prime due orette, è evidentemente il tutorial. Però il combat system è quello, ha i suoi problemi, ragazzi. Sì, lo stealth è lo stealth di Assassin's Creed. Non è cambiato molto, io mi ricordo già, per esempio, mi è caduta la signora sexy. Già, vabbè, lasciamo bene. Già mi ricordo, per esempio, nel 4 era uguale lo stealth adesso. Cioè, fischiavi, venivano, li buttavi giù nelle frasche. Il 4, tra l'altro, non è neanche proprio l'Assassin's Creed, quello proprio classico. Era già, andava già verso un'altra rotta. In tutti i sensi, visto che c'erano le barche. Vediamo se anche sì, per esempio già qua ti introducono la cosa degli occulti, quanto sarà approfondita, quanto entreremo nello specifico di alcuni personaggi, vedremo. Se lo fanno bene potresti davvero affezionarti all'ombricolona, vediamo. Io ragazzi vi ringrazio ancora. Sì, infatti, che è interessante tutto il credo, eccetera. È la cosa che ti affascina comunque di questi giochi qua. Anche l'ambientazione del deserto, sì. Deserto c'era anche in Origin, ma qui sembra tutto molto più poetico, non lo so, mi ha dato un'idea diversa. Però ho giocato troppo poco, sono questi discorsi che devo fare e devo rimandare a più in là. Io vi ringrazio ancora, vado a mangiare, ci vediamo questa sera con Tricky Tower, mi raccomando, c'è anche Esprit, quindi una bella seratona, siateci tutti. Ditelo a compari e parenti, io non vi raido nessuno, andatevi a mangiare, va.